Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, buon inizio la giornata facendovi vedere la colazione. Allora, il caffè con due mignotte di praticamente Kraken, forma di cuore. Ecco, perché le brioche le avevano finite perché è tardi e perciò niente, due mignotte. Vi faccio vedere il lapo che è lì. Meno male che sta buono, sta tranquillo. Ecco, è già stato portato fuori qua, diluvia, diluvia, piove a dirotto e perciò buona colazione a noi. Il vlog continua. Pensavo di stare a registrare, invece niente. Allora, sono scesa a bere qualcosa al bar perché ero stufa di stare in stanza. Poi ormai ho preso quella degli spritz. La ragazza qua, che è molto simpatica, mi ha detto: ti fidi di me? Insomma, mica tanto, perché non ti conosco, comunque dimmi. Ha detto: ti faccio assaggiare un altro tipo di spritz, che è questo. Praticamente è prosecco, acqua minerale e non so che altro c'è dentro. So che è molto forte. So che è molto forte, ecco, è meglio che domani mi diano la casa, vi giuro, perché altrimenti non so come va a finire. Oggi mi sono messa pure tutta caruccia con la maglia, ecco. Poi mi ha portato questo, mi ha detto: ti voglio viziare perché mi stai simpatica, e mi ha portato pure questo. Io gli ho detto: ma hai visto Deperita? No, ha detto: non mi permetterei mai. Ha detto: è che mi stai simpatica, grazie. Mi ha chiesto quanti anni ho, gli ho detto 54, ha detto: cavoli, te ne davo 10 in meno, grazie. Ecco, perciò sono messa qua da una parte che non c'è nessuno, è una parte di bar da una parte. C'è dentro uovo, prosciutto e un po' di maionese, credo. Buono. Li ho conquistati tutti, perché ieri sera, quando siamo tornati, perché siamo andati a prendere la pizza al taglio perché il ristorante di sera è chiuso, Giovanni è andato su, io mi sono fermata qua un attimo e praticamente abbiamo fatto quattro risate con loro, con delle persone che c'erano qua al bar. Beh, quante risate abbiamo fatto, non potete capire. Eppure ieri sera ho bevuto due spritz che me li hanno offerti. Ecco, non vi dico, meno male che c'avevo l'ascensore, sono salita, perché guardate, ecco, lasciamo perdere, mi sono fatta conoscere pure qua. Mamma mia, quanto è forte, voi non potete capire. Comunque c'è il sole, c'è il sole. Stamattina diluviava, veramente diluviava, adesso invece c'è il sole. Meno male, c'è il sole. Difatti Giovanni si è addormentato perché sono le 3 di pomeriggio. Giovanni si è addormentato, io ho detto: Lapo si è addormentato vicino a Giovanni. Io, siccome che il pomeriggio non dormo, ho detto: mo vado giù un attimo a far due chiacchiere qua al bar e vado a bermi qualcosa in compagnia. Perché dopo, dato che non piove, e vado qua vicino dove ci sono due o tre negozi, quelli che dovevo andare ieri, che erano chiusi, che devo andare all'acqua e sapone a prendermi dei ganci per i capelli, devo andare a comprarmi due o tre cosine, ecco. E poi domani c'è la risposta per l'appartamento, il primo. Speriamo, domani c'è la risposta per il primo appartamento. Speriamo già vada bene domani. Ecco, comunque aspettiamo domani. Vi tengo aggiornati. Ecco, e noi siamo qua tranquilli, stiamo bene. Ragazzi, voi mi state riportando, vi dico la verità, tante chiacchiere che girano, che parlano di me. Vi giuro, anche quella del medio dito là, come cazzo, non me ne frega un cazzo, vi dico la verità. Non me ne può fregare di meno. Vi giuro, non mi abbasso più a certe cose. Non me ne frega niente, adesso la mia priorità
La mia priorità è trovarmi casa, la mia priorità è una mia nuova vita, un mio nuovo inizio sicuramente, dove sarà fatto, spero, di uscire, di andare a farmi la spesa, perché io qua vi giuro, io sto rinascendo. Cioè, da quando sono andata dalla Luisa e sono anche qua adesso, io sto rinascendo perché per me il poter uscire, andare al bar, bermi qualcosa, parlare con le persone, andare al ristorante, andare a farmi la spesa, vedere gente, per me, vi giuro, è tutto un nuovo mondo, una nuova vita, vi giuro. Dopo tanti anni che ero dove abitavo, che non mi muovevo praticamente mai, non facevo mai niente, cioè a me trovarmi in un posto dove ci sono negozi, dove c'è roba, dove c'è gente simpatica, che poi io sapete che faccio presto a fare amicizia con tutti, perché io faccio presto a farmi amicizia, non ho vergogna, non ho niente, perciò io rido e scherzo con tutti. Infatti qua l'hanno capita e... Ecco. Perciò ragazzi, che mi riportate di quello che dicono gli altri, vi giuro, a me non me ne frega niente. Possono dire, possono parlare, possono trovare fuori che la Luisa mi ha cacciata, possono dire quello che vogliono, a me non me ne frega niente. Capito? Non me ne frega niente, perché io sono qua tranquilla, in pace, che mi sto cercando casa. Sono tranquilla, io mi sto divertendo più qua che prima, capito? Di dove abitavo a Calcinanica, per me è un nuovo inizio e spero che sarà un bel nuovo inizio. Perciò alla salute che di quelli ieri che ho visto che mi hanno riportato a destra e a manca, che dicono: ma come? Dovrebbe essere a piangere dalla mattina alla sera, essere senza casa, invece è là che si beve lo spritz e ride alla faccia vostra. Alla faccia vostra. Capito? Siete voi che siete poveracci, capito? Quelli che dicono così, capito? Perché voi pensavate e speravate invece di vedermi piangere dalla mattina alla sera. Io fortunatamente non ho quel carattere, fortunatamente. Io vedo il bicchiere sempre mezzo pieno e lo vedo mezzo pieno anche adesso. Perciò alla faccia vostra mangio e bevo, capito? Ecco. Ma riportato e sto leggendo di tutto che mi viene da ridere. Perché a queste persone dà fastidio il vedermi felice, il vedermi contenta, invece spererebbero vedermi piangere, vedermi star male. Lì sarebbero contenti. Invece se a me vedono che io mi rido, scherzo, e mi bevo alla faccia loro, capito? Loro non sono contenti perché queste persone qua sono frustrate e sono contente se vedono le persone soffrire. Invece se le vedono felici non sono contente per quelle persone lì, no. Anzi, tutto l'incontrario, capito? Infatti io ho letto di quelle cose in sotto quella persona là, allucinanti, capito? Allucinanti. Dovreste stare a piangere, il figlio non lavora e bla 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 bla. Alla salute. Alla salute. Ecco. Alla salute. I miei coglioni come forte, mamma mia. Ma chi è che beve tutta sta tanica? Pensate che gli avevo detto poco, me ne ha dato... Mamma mia, e dopo io dovrei andare a piedi all'acqua e sapone dopo che ho bevuto tutta sta roba qua, ma chi è che ci arriva? Non c'è qualche baldo giovane che mi può dare il braccetto e mi accompagna? Qualcuno che si offre volontario? Nessuno. No, nessuno, non c'è nessuno, ho capito. Oh. Mi sono fatta riconoscere già dal primo giorno che sono venuta qua, io l'altro ieri, perché su in camera c'è il bagno di quelli a per aria là, sapete i bagni ariati là, quelli in aria, ecco, quelli tanto così da terra. E io la prima sera sono arrivato e ho detto: mamma mia, ma chi si siede adesso qua? E se lo spacco giù tutto e se lo rompo e mi faccio pure del male, ma sai che figura? Perciò io non vi dico la prima sera quando ho fatto i bisogni, ho fatto pipì qua, stavo per aria così, che
che tanto che non mandava la pipì a destra e a sinistra giù per le scarpe, perché l'ho fatta praticamente alzata. Poi il giorno dopo sono venuta giù e gli ho detto alla ragazza, quella no, sono tutte simpatiche qua, vi devo dire la verità, sono 5-6 ma sono tutte simpatiche, ecco, cordiali. Gli ho detto, ascolta, io ho un problema, io devi sapere che non sono tanto fortunata e ho visto che c'è il bagno, quello ariato, quello alzato, gli ho detto, ma quant'è che regge? Perché io ti dico che sono quasi 190 kg, eh. Ecco, non vorrei spaccare giù tutto perché io non sono fortunata. Mi ha detto, ma va là, non sei la prima che viene qua e ci fa sta domanda qua che ha paura, eh. Guarda, regge fino a 400 kg, mi ha detto, sì, ma tu sappi che io non sono fortunata. Capito? Tu sappi che io non sono fortunata. Perciò, ok, ieri sera, prima che mi fermassi a bere gli spritz, siamo tornati che siamo andati a prendere la pizza al taglio, capito? Tornando indietro aveva appena la ragazza pulito a terra, lavato a terra qua. Faccio per entrare, mi fa, sta ferma lì, e gli ho detto, oddio, cosa ho fatto? Che ho fatto? E mi ha detto, hai detto che non sei fortunato, ho appena lavato a terra, non vorrei che vai lunga distesa per terra, perciò fai piccoli passi, ha detto, fino a che arrivi all'ascensore. Ho detto, va bene, hai fatto bene a ricordarmelo, perché eri di fatti non sono fortunata. Ecco, perciò guarda, mi sono fatta riconoscere da subito le comiche. Ecco. Non vi dico altro. Mo, mamma mia, comincio già ad avere caldo. Comincio già ad avere caldo, comincio già ad avere. Poi c'è sotto pure la musica. Magari mi mette il video in restrizione. Non mi, ma chi se ne frega? Ma sì, è lo stesso, è lo stesso. C'è sotto la musica, fa lo stesso. Io faccio per farvi compagnia, per raccontarvi cosa sta succedendo, cosa sto facendo e di qua e di là, anche se non mi mettono le pubblicità, fa lo stesso, io sono contenta lo stesso. Guardate, è un periodo per me, anche se sono qua, anche se siamo qua in attesa, che io sono tranquilla, pacifica, sto bene, mi sto divertendo, vi giuro, ridiamo, scherziamo, mi diverto, vado fuori. Io, guardate, io sono in pace, capito? Sono tranquilla. Mi dispiace per quelli che speravano invece che io fossi abbattuta, piangessi, ma non è così, ecco. Mi dispiace per loro, che vi devo dire. Magari domani, prometto che domani magari apro un video dove mi metto a piangere. Prima gli chiedo una cipolla qua dalla cucina, me la strofino e mi metto a piangere, che così vi faccio tutti felici, la parte che proprio pensano che io sia qua. Ecco, magari vi faccio felici alla vostra, ecco. Ecco, così. Io ragazzi erano anni che non uscivo, che non andavo in un bar a bermi uno spritz, un qualcosa. Per me questa è una rinascita. Io mi vedo 20 anni più giovane, ragazzi, che cazzo, dai. Ma dai, gli uomini che mi guardano dopo tanti anni. Mi guardano, diranno chi cazzo è sta qua, da dove viene, sta smandrappata qua. Capito? Ecco, mi guardano per quello, mica perché mi guardano con la faccia vogliosa, mi guardano per dire da dove viene sta scappata di casa che non la conosciamo. Ecco, più mi guardano così, non pensate che mi guardano perché ha la fantozzi con la lingua di fuori. No, no, per quello no. Mamma mia, com'è forte, ragazzi. Io non so se ce la faccio a finirlo, Mamma mia. Ma quella là che mi ha dato sta roba qua, ma io non lo so. No, io adesso ce la faccio ad andare a prendere la cintura, no, la cintura, la cosa per i capelli. Cioè, ma chi è che ce la fa dopo aver bevuto tutta sta roba qua, sta tanica qua di roba? Io veramente, ragazzi, ringrazio veramente di cuore tutte le persone che mi sono state vicine. Ieri mi avete inondato di messaggi sotto. Tutti positivi, tranne uno o due, vabbè, che ha rotto le palle, ma non importa. Però siete stati tutti positivi, tutti buoni, tutti carini, grazie, grazie, grazie. E appunto per voi che faccio questi video, per tenervi informati, per dirvi, per farvi fare una risata, anche quando una risata non si dovrebbe fare, ma chi se ne frega. Cioè, capito, ecco, e tutto il resto, le chiacchiere, quello che dicono, quello che parlano, vi giuro, stanno proprio dietro, 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 perché vi giuro, io sto
sto passando un periodo che sono serena, sono tranquilla, non me ne frega niente, capito? Importante. Io adesso l'unica cosa è trovarmi casa, che mi dicano di sì, postarmi, mettermi le mie cose, ricominciare da capo e basta. Per tutto il resto non c'è Mastercard, perché non c'è Mastercard, c'è PostaPay, casomai, non Mastercard. Però qualcosa ci sarà, ecco. Comunque, prosit alla nostra. Ah, babba mia, che poi è anche amaro. Almeno quello di ieri era dolce, era buono, ma sto qua, minchia, è tutto amaro. E sembra tutto vino, sembra. Mamma mia. Comunque, questo video all'inizio avrete visto, ci attacco la colazione di stamattina, che ci siamo alzati tardi. Ci siamo alzati, abbiamo fatto colazione. E poi non so, ho fatto altri pezzettini di video, non so se glieli attacco, perché non sono venuti bene, capito? Perché ero senza filo, era senza sta roba qua, perciò non lo so se sono venuti bene. Ecco, comunque io ho detto questo, ragazzi, ho bevuto. Mamma mia, ho bevuto, sono a posto, io adesso vado. Fin qua al Ducazzo devo andare, dov'è che devo andare? All'acqua e sapone, che non è acqua e sapone, è non mi ricordo un altro, no, mi sembra che proprio acqua o bolle, mille bolle blu, no, quella è la canzone. Comunque c'è un nome, bolle blu o bolle, mille bolle, c'è il nome bolle perché nella locandina, no, nella locandina. Quella è un'altra roba. Nella fuori c'ha tipo le bolle blu e c'ha la scritta bolle e non mi ricordo. Perciò secondo me non è bolle blu, è qualcosa che ci sono dentro le bolle sicuramente. Forse perché dentro vendono doccia schiuma, bagno schiuma che fanno le bolle, non lo so. Comunque le bolle ci sono di sicuro. Ecco, però poi vi faccio sapere. Devo registrare anche un mukbang, ok? Perché abbiamo comprato un po' di roba stamattina, prima, non stamattina, un'ora fa, alla rosticceria, che c'è una rosticceria, capito? Ecco, perché qua il ristorante è aperto solamente a pranzo, a cena è chiuso, capito? Perciò abbiamo comprato qualcosa dalla rosticceria per mangiare stasera in camera, ok? Perciò magari stasera. Se mi va, vediamo, magari faccio il mukbang e vi faccio vedere cosa ho comprato e cosa mangerò stasera. Vediamo se lo faccio. Gli devo chiedere una forchetta se gentilmente me la danno, perché non c'ho una forchetta, mi sono dimenticata di prenderle e magari facciamo quello, perché altrimenti qua sì, ci sono le pizzerie qua e là, però andare a spendere tanti soldi, capito? Cioè, non ne vale la pena, andate in rosticceria, abbiamo preso due o tre cose lì calde e stasera le mangiamo, capito? Perché se comincia ad andare tutte le sere pizzerie, ieri abbiamo mangiato la pizza al taglio, io ho preso una bruschetta e stasera ci arrangiamo così, perché qua è aperto solamente a pranzo il mangiare, fanno a pranzo, a cena no, capito? Ecco. Vabbè ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacio, spero di avervi fatto piacere con questo video, vi tengo aggiornati anche domani, quant'altro, come è andata la cosa. Io vi mando un bacio, formato famiglia, se vi va come sempre lasciatemi un like. Ciao a tutti.